Passa. Così. Non sta succedendo niente. Qui c'è una trappola. Ci prendono lo stesso. Sotto non mi fido molto. Non ci passa. C'è un altro bambino. Più grande, leggermente più grande di noi. Oh, santo cielo. È rimasto bloccato. Vieni. Adesso il bug che nominavano. Speriamo che adesso. Torni da noi. Va bene, è andato di là. Però. Grazie. La bambina, guarda. Si è resettato. Credo non serva dove rivedere questa scena. Direttamente là, ok, cioè l'ho là appeso. Questo qua cos'è? Niente. Cimenta. Su qua. Guarda, se in giro. Quello sembra un'altra cosa che prova di andare di là. Ok, ecco perché bisogna guardarsi in giro. Va bene. Sembra safe. Anche qua. Però questa sembra una cosa cazzona, qualcosa. No? Un attimo di questa musica qua. Questo. Che ricorda un pochino con la sonora di Quake 1. Se non l'avete mai sentita, sentitela, la trovate anche su YouTube. Che è capolavoro. Qualcuno che parla. Sapevo. Sono delle bambole. Sembra l'ho detto Kinder senza.
carrozze, mio amico! E qua non possiamo prendere per spaccare qualcosa. Questo? Un amico. Però aspetta un attimo. Perché di là non bisogna andare, perché... ci serve il martello. Non è un rame. Cazzo! Come facciamo a questo qua? Possiamo azionarla così? Emotivamente è carino questo misto di... tensione, un po' di sfogo adesso. Cercato di calibrare un po' le emozioni. No. Cioè, non in senso allegro, non stiamo giocando a Mario Sunshine, però... appunto nei termini di questa ambientazione. Viene il dubbio che potevamo dare un'occhiata comunque di là, ma... secondo me c'erano i bambini che ci assalivano. Bambini, chiamano i bambini, sono una specie di bambole di ceramica, sembra. C'è un lucchetto. Ubbidiscono questa fa e se mi attaccano. Ah, oh. Vediamo come funziona. Lo sì. Se si rigira. Okay. Facciamo fare due banchi. Il boom e il segnale, sa. Adesso qua come facciamo? Cade.
non sa, eh. Dietro qua. Che meritava di essere vista la scena, questo sicuro. Mi devo fare veramente rapido. Mi devo farla dopo quel blanco. Ok. Vabbè. Aspettiamo un attimo. Non saprei nemmeno che giro fare. Il gioco appunto è molto trial and error. Qui ci vedo la bambina. Ma perché? No, ma si è incastrato. Un altro insegnante. Un bambino con il cappello, voglio il cappello. Tutti occhi. Tutti che ci guardano. Ma è un nemico però. Ma cos'è che c'è? C'è proprio da dargli una botta? Ha un limite a una corda, però è strana quella corda lì. Adesso riusciamo. Questo? Possiamo raccogliere. Ok, si rialza.
Vai. Allora, in testa. Ok, mi dispiace. È l'unica. Wendy. Allora, Wendy di ceramica. Devo lasciarlo giù. No. No, mollami. Puoi girarti la parte giusta. Bisogna stare attenti a controllarlo. Mettiamo giù questo. Sentirà però la tipa. Però tempo che arriva. Vai, vai. Come nell'altro c'erano i, diciamo così, questi personaggi che poi ti seguono a lungo per la scena. Bene. Qui bisogna capire come scansare nell'altro. Bisogna salire per forza lì. Sali, sì. Però... adesso si sposta questa. Faccia. Ma è riuscito a prendermi. Capire, si sale, non si può girare intorno. Qua.
Sì, facevano movimenti un po' più a scatti, era proprio tipico horror. Che siano movimenti normali. Qui no. Dai, non cioè, mi fa entrare in quella stanza qua, ma non. Però. Niente questo. Fumo. Ok, un altro lucchetto. Si può definire l'Unravel Oscuro, il fratellino di Unravel Oscuro. Che non dice niente, cioè abbiamo i cappelli, ma quello non. Pezzi giganti di scacchi. Può montare questo? Spostarmi un po'. Ora l'occhio. Quindi. Un bambino di ceramica inchiodato lì. Allora, la regina. Io il re, abbiamo una torre, il re bianco, l'alfiere e la torre, questa qua, possiamo buttarla giù, anche se sono sempre solo le cime, le teste, quindi questo va
là. Questo che si può spostare? Nel senso che se potevano spostare un pezzo, anche perché sono solo tre pezzi bianchi. Quindi questo qui è di troppo in teoria. Potevamo mettere su la torre, salire. Non sembra che si levi. Ecco, facciamo salire lì allora. Vabbè, stesso discorso forse, però mi sono un po' lontano. Oppure. All'alfiere intanto mettiamo questo a testa. Giù. Questo. Ma io lo sto trovando carino. E cioè, quasi un walking simulator a tratti. Mi sa che si apre là dietro, perché vedere così c'è della luce là dietro. È un po' anche da guardare, intendo, soprattutto è molto dato, è d'atmosfera. Perché non si è aperto? Aspetta, qua bisogna girare la lampada. Non girarla, ma il cane capisce. O fa qualcos'altro, anzi. Prendi, prendi. Ma non c'è altro. C'è quali ritratti lì col bambino col cappello. Stanno litigando, sfuriando.